La sfida sulla quale lavoriamo qui è quella dell'emarginazione. Noi ci occupiamo di cose di agricoltura, ma anche delle sociali. L'agricoltura biologica, abbiamo animali, poi principalmente orticoltura, e tutto questo cerchiamo di farlo con progetti di integrazione lavorativa. Quindi abbiamo ragazzi con varie difficoltà inserite, ragazzi con problemi psichici, con problemi di dipendenza, ragazzi immigrati, persone uscite dal carcere. Sì, un mix di persone, ragazzi che fanno fatica a stare a scuola nel classico modello scolastico. Allora, io sono assistente sociale ed educatrice come formazione. Mio marito viene anche dal mondo del sociale, ha lavorato tantissimi anni come educatore, soprattutto con ragazzi ma anche con anziani. E la nostra collaboratrice invece viene dal settore dell'agricoltura. E secondo me questo mix ci vuole, cioè quando uno dice ok, una contadina o un contadino può fare agricoltura sociale e inserire dei ragazzi così problematici, io non sono d'accordo con questo, perché secondo me c'è la professionalità nell'agricoltura e ci vuole, ma c'è anche quella nel sociale e devono esserci entrambe e coniugarsi tra di loro perché un progetto possa funzionare. Als ich in Arbeit Druck habe, überhaupt die ersten Jahre, die haben sich auf den Boden niedergelegt und haben geschaut, wie es wächst. Also die seine Tränen kommen, die Karotten auch kommen sein. Und ich glaube, das hat ganz viel mit der Erde zu tun. Und im Freien arbeiten. Weil, glaube ich, hat eins für die wichtigsten Sachen, weil sie sich selber wieder mal spüren, was kalt und warm und was Müdigkeit, was anstrengend, also das mit der Natur zu tun. Also Erde bewegt ganz viel. Also das Wichtigste ist, dass sich jeder wohlfühlt einfach. Dass er einmal mit den Sorgen kann kommen, mit Emotionen kann kommen, mit mir zu sprechen. Und es kann jeder mal so sein, wie er ist. Und das sind sie spüren jeden Tag, wenn ich aufstehe, in etwas getan, auch wenn meine Arbeit nicht so fein ist. Aber dass sie echt zufrieden haben und so, boah, jetzt habe ich etwas getan. Dass sie nicht gleich unnütze Sachen tun. Also ich finde, das wird oft auch gemacht, dass die Leute die Kraft nimmt. Bin ich davor arbeitslos gewesen einmal und jetzt bin ich froh, dass ich wieder kann aufstehen und etwas tun. Bin ich richtig froh, ja. Weil ohne Arbeit ist nicht fein, ja. Helmut, lui si sa che ha da fare questo, va avanti, costante, e quindi questa costanza nel farlo sempre bene, preciso, allo stesso identico modo. Di Aruna non posso che apprezzare l'affidabilità. Aruna è uno che se dice che fa una cosa, so che posso fidarmi al 100%. Christoph ha un'ottima capacità di osservazione, osserva proprio tantissime cose che a noi sfuggono. Della Gabi la flessibilità che ha imparato
a cambiare dalla camera degli ospiti, andare a preparare la pausa e quindi questa flessibilità di seguirmi nelle cose. Oh, einfach, dass die Leute so nett sein soll, hell ist einfach soll, hat mich halt irgendwie, hell kommen wir nach, hell ist einfach wichtig und ich bin eben ganz gern in Kontakt mit anderen Menschen, hell ist wichtig für mich, hell ist schon voller wichtig. E ci sono dei momenti in cui poi diciamo non lo facciamo più, però poi quando si vedono dei successi ripaga di anni di fatica in cui uno dice ma perché lo sto facendo, lo faccio senza prendere un centesimo da nessuno per questi progetti di inserimento lavorativo. Un ragazzo che quando è venuto da noi non parlava quasi per niente, non c'era dialogo. C'è stato un episodio in cui lui ha portato delle foglie di insalata per le galline e le galline lì sono saltate nella cesta con le foglie e lui sorridendo ha chiamato mia suocera e gli ha chiesto di fare una foto, cosa impensabile quando è arrivato da noi. È molto gratificante vedere che un qualcosa è servito quello che abbiamo fatto e quindi non è solo un nostro sogno di fare questa cosa, ma è una cosa che porta avanti davvero delle altre persone.